Bene amici, weekend, cosa c'è di meglio di un bel unboxing? Ecco, forse il mobiliere che viene a montarti i mobili della cantinetta, vabbè, consoliamoci coi pacchi, vediamo un po'. Oh, si parte subito a bombazza perché Poco X5 Pro, un telefono che promette bene, come sapete, Poco prezzi bassi, hardware pompato, un po' poco affidabile a volte, ma comunque come rapporto qualità-prezzo in un mercato, in un periodo in cui tutto sta impazzendo, è sempre un benvenuto. E chissà che mi dia delle soddisfazioni. Snapdragon 778G 5G Full HD Plus AMOLED 120Hz il display, direi molto bene perché sono le specifiche perfette per un bello schermo, inutile il 4K su uno schermo così piccolo. E poi vediamo un attimo cosa dice qua, 108 megapixel la cam e 67 watt il carica batterie, che scommetto c'è in dotazione, sì, insieme al cavo dati. Altra curiosità, vediamo, no, esce con la USB e non con la tipo C. Vabbè, comunque dall'altra parte c'è ovviamente la tipo C per caricare anche altre cose. Tra l'altro, la peppa, no, ma è super leggero. Attenzione, attenzione, ecco, vabbè, chi se ne frega. No, stavo facendo considerazioni sul fatto che stavo togliendo l'etichetta e la back un pochino veniva dietro all'etichetta, cioè un po' flessibile, ma plastica, immagino, bene, non si rompe, vezzo, bellissimo, l'accensione con il tasto giallino, qua c'è il volume, c'è il jack per le cuffie, secondo me è super equilibrato questo telefono. Penso che mi darà delle soddisfazioni, sto dicendo veramente, ma quanto è leggero. Vabbè, subito in prova, anche se, vabbè, è un periodo in cui finalmente, non so se dirmi contento o no, mi stanno tornando ad arrivare un sacco di telefoni, qualcosa anche sotto embargo, quindi non so cosa arriverà prima, cosa arriverà poi, sicuramente gli S23 magari prima di questo unboxing, non lo so, li sto già provando, ovviamente non l'Ultra, ma che cavolo c'è qua dentro? Ma tra l'altro, attenzione, no, attenzione. Attenzione, Pietro, collaboratore di offerte.club, mi ha mandato un po' di caricabatterie presi su Amazon per fare finalmente quel confronto che avevo promesso, perché oggi che non tutti i telefoni hanno, tra l'altro si è acceso, e MIUI 14, stavo dicendo che non tutti i telefoni hanno il caricabatterie in confezione, scegliere il caricabatterie giusto non è magari semplicissimo per tutti, perché ok, magari io prendo quello da 67 watt, 100 watt va bene per tutto, perché ci sono telefoni che ricaricano a 15, telefoni a 25, telefoni USB-C con USB-A, insomma un po' di varietà, ma magari un caricabatterie che carica a 100 costa tanto rispetto a uno che carica 25, magari il mio telefono carica solo a 25, che me ne faccio di un caricabatterie che carica a 100, ma magari ho vari device, magari mi serve un caricabatterie magari a 140, insomma ne abbiamo qua un bel po', in modo anche di Amazon Basics da fare questo video, dove magari misurerò anche le temperature, quelli che scaldano di più, magari quelli rumorosi, quelli silenziosi e così via discorrendo. Secondo me sarà un video super super interessante, ma vediamo qua dentro cosa c'è. Attenzione, sapete quando avete un grande punto di domanda per dire boh, non sto aspettando niente, non ho ordinato niente. Future view into the future, che no, attenzione, interessa, ok, che pippa che sono. Queste sono di 70 mai, un brand che ho sempre apprezzato nel passato per il rapporto qualità prezzo e tecnologia sulle dashcam delle auto. Questo brand, non so se avete mai sentito, ho fatto qualche recensione di qualche dashcam, che ha presenterà, adesso non mi ricordo più, forse era un progetto che stavano mettendo su Kickstarter, vogliono partire da lì perché è veramente avanti, una cam che gira, dashcam, mi sembra motorizzata, in modo da poter seguire quello che succede sulla strada, con dentro anche gli ADAS integrati, quindi assistente di corsia, quindi avviso se state andando contro qualcosa, e tra l'altro anche avviso se qualcuno parcheggia, vi tocca la macchina, insomma parecchie funzioncine interessanti. Tra l'altro bellissimo il design, immagino che questo vada attaccato così al parabrezza, e qua sotto la cam che può
girare. Sono molto curioso di provarla, perché il mondo dell'hashcam è rimasto un po' là dove era. È anche vero che adesso i produttori iniziano a mettere le cam integrate nelle macchine, finalmente con funzione anche dashcam. Ha iniziato Tesla, adesso anche altri produttori, che poi dico, ma ci sono tutte le camere a 360, la cam di retromarcia, così, ma perché? Cioè, a volte veramente non comprendo cosa ho comprato. Questo mi sa che ho comprato io qualcosa su Amazon e mi sono totalmente dimenticato, forse gli adattatori, che tra l'altro ho pagato anche pochino, ma tempo al tempo vi racconterò. Qua dentro invece arrivano da allora, blerro perché non posso farvelo vedere, quindi questo sarà blerrato, ma vi assicuro che qua dentro c'è una genialata da James Bond, lo vedevamo nei film quando io ero bambino, è diventata realtà, ma una genialata secondo me utile, perché a volte io che perdo gli auricolari non so mai dove cavolo li ho messi e quindi non li porto mai dietro, e a volte mi servono, sono utili, ma non vi dico altro perché ovviamente c'era un embarghino. Ci vediamo il 15 di febbraio. Ma il 15 febbraio c'è una congiunzione astrale, perché ho tirato fuori un'altra cosa che non posso farvi vedere. Ma dove vado il 15 di febbraio? Vola, no, non vola, però forse si piega. Odio gli embarghi. Raga, buon weekend, ciao, vado a giocare ovviamente. Anzi, in questo momento forse sono in montagna a provare cose, droni, telefoni rugged. Ciao.